Ciao a tutti, sono appena tornato, sono le 10:01. Stasera sono andato per il primo meeting, così un ritrovo proprio puro, dove puro le donne, insomma, pieno di donne così. Era praticamente un ritrovo per programmatori PHP, donne, non c'era nessuno. Ce n'erano alcune, ma quello non era il motivo. Comunque è bello, 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 perché hanno spiegato cose nuove che non sapevo. Poi hanno spiegato un po' come funziona Google, le applicazioni di Google, però non quello, insomma, che lo prendi separatamente. Il bloccone che devi scrivere attaccato al tuo dominio, tipo fare un portale per tutti quelli che lavorano con te, integrare, condividere. Boh, un po' lo sapevo già, però la cosa che mi ha confuso quando mi sono registrato è che devi dare il tuo dominio, poi dopo devi mettere la tua email. Quindi adesso ho la mia email che è la stessa email del lavoro, e quindi le email dove arrivano non l'ho potuto chiedere. Oppure dopo che installi sto Google App sul tuo dominio, dopo ti fa dei tipo subdomini, tipo applicazioni, punto questo, punto il tuo dominio, punto com, no? Dice, ma cioè, va a spacciugare sul mio sito o è una cosa di Google, solo delle, non so, cose fixe, non so, non lo so. In realtà no, non spattacca niente su, però bisogna stare attenti con le email, non so, potrebbe fare dei casini. Comunque parla di quello, però poi è stato bello perché ho incontrato un sacco di persone molto simpa. C'era uno fissatissimo con il Mac, con l'iPhone, che vabbè, anch'io un po', no? Anzi, tra l'altro oggi mi sono sparato via blog, mi devo ancora vedere quella specie di keynote con tutte le novità del Life 08. Però comunque questo qua è il classico che mi sta sulle palle, quello che ti giudica perché se usi un PC, no? Quello che dice: no, la prima domanda che mi ha fatto, cioè che ha fatto, ho visto che ha fatto ad altri, a me, non abbiamo parlato di altre cose inizialmente. Ah, te, cioè, usi Mac o PC? Ma vaffanculo, cioè, poi io non, cioè, adesso ovviamente voi, adesso mi darete tutti conto, però io non sono di quelli che dice, ah, un PC, ah, mi ha mangiato il compito. Cioè, io dico, vabbè, non c'ho più un PC, ne ho solo uno, no? Però c'è soprattutto il web, cose web, non serve un Macintosh, puoi fare benissimo sul PC. PC, come si dice, no? Quindi, però, ci sono delle cose che a me veramente di Windows mi annoiano di brutto, tipo quelle robe che te le dici in continuo, ho capito! Oh, ho capito! No? Tipo, apri Word, sempre la bambolina lì, il messaggino. Ehi, se upgradi Office c'è questo. Ma basta, vaffanculo. Oppure, un messaggio che mi sta proprio sulle palle, che ogni tanto viene, perché lancio Parallels per fare delle cose in Windows. Ah, bisogna riavviare il sistema e ti viene la barretta. Se non schiacci, non si riavvia da solo. E questa stronzata viene tipo ogni 5 minuti. Ogni 5 minuti dice later, later. Ho capito, riavvio, riavvio. Ma anche il Mac sta cosa la fa, ma non la fa come il Windows. Macintosh, quando installi una cosa, devi per forza riavviare. Non puoi dire later. Vabbè, puoi lasciare la finestra lì come faccio io, no? Sotto, la nascondi, che ne ho un po'. Però ho capito, non mi stressate, no? Con tutte queste cose, poi vabbè, adesso volevo parlare di altre cose, ho parlato di Windows PC, no? Vabbè, altra cosa di Windows fa proprio tutti questi aiutini, la nuvoletta lì, puoi fare. Non li voglio, ma fanculo, andate via, mi rompete le palle, sempre. Allora niente, no, questo qua comunque è fissatissimo, eh. Questo, io ho sentito che oggi è uscito l'iPod 16 giga. Io adesso aveva tre custodie dell'iPhone. Ma che cavolo ne compri tre? Comprane una. Aveva quello, perché sicuramente con la foga ne ha comprate due che fanno cagare. Alla fine ha trovato quella giusta. Poi
Poi adesso appena esce il nuovo, io voglio l'iPhone G3, faccio quella, quella. Poi non c'è, sono fottissimi di merda, insomma. È un ritrovo molto ben piaciuto sto ritrovo, perché c'è un altro ritrovo che vado, però lì sono tutti bravissimi. Loro proprio si standard al mille, no? E lì non mi diverto tanto, perché non sono il migliore. Invece questo, cioè, perché poi alla fine abbiamo fatto tipo una verifica, una critique di tutti i siti web loro, e tutti facevano schifo. Il mio era più bello, ovviamente, no? Allora, mi sono divertito di più, poi c'è questo ritrovo, no? Questo era per dimostrare che secondo me c'è molto, cioè ci sono questi gruppi gratis, non è che era pagamento, era gratis, devo andare, poi. Anche per trovare amici nuovi, così, no? Ci sono questi gruppi dove scambiamo opinioni, ci confrontiamo, cioè le donne preparano cose, noi pensiamo alla cacciagione, insomma, delle cose un sacco belle, un sacco bellissime. Allora, no, invece, boh, funziona anche così in Italia, non lo so, non lo so, però c'è questa cosa qui. Del PHP, PHP molto bene. Poi c'è un altro che si chiama Refresh Jacksonville, che però è il refresh tipo dei raduni che fanno in tutti gli Stati Uniti. Poi un'altra cosa che sono andato una volta, molto tecnica questa, infatti all'inizio mi piaceva, si chiama Barcamp, l'ho visto che l'hanno fatto anche in Italia, anche perché lì devi fare anche te un demo, io non sapevo, non sapevo cosa fare, no? Comunque sono andato anche a quello gratis. Poi queste lì organizzazioni della grafica, AIGA, insomma, non mi viene in italiano come si dice. AIGA, sì, c'è da pagare la sottoscrizione perché è una cosa nazionale. Però poi fanno delle cose, a volte fanno gratis per i membri, oppure per i 5 dollari, oppure fanno delle cose, raduni così. Allora, gli americani si vede che piace fare i raduni, che ne so, che ne so. Poi, adesso che ieri mi sono comprato un nuovo ciusco, ho preso un Harley Davidson 158 3 cromata in oro con cerchi in lega, 18-10, alto un centimetro. Allora, noi motociclisti con la barba puzzoni, questa maglietta non la chiamo più da 3 giorni, perché da quando sono diventato un motociclista. No, non è vero. Però un giorno lo diventerò, e poi andrò a tutti i raduni di Harley Davidson perché io sono un motociclista cromato. Non quelli lì, motociclisti tipo Ducati, non mi piacciono. Ma che non mi piace. Non mi piace. A me piace. Che fa così la moto, no? Poi tutta cromata, riflette tutto, no? Poi mi ricordo che anche tipo Art Walk, no? Sono stato mercoledì, un altro raduno tutto gratis. Cioè non è, questa è più mostra, però all'aperto, tu ogni negozio mostra qualcosa. La libreria, dentro la vecchia libreria ad esempio, ha messo tutte le moto, ho messo una foto su Flickr, una moto tutte decorate, abbastanza incentrato sull'arte così. E allora c'era un chopper bellissimo col manubrio alto e la barrotta bassa, come si dice, proprio quelle macchine americane. Poi è arrivato quello lì, poi mentre facevo la foto ho acceso il motore dentro la libreria, faccia brum, 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 fate così, poi la spento. Così, no? E anche quello grazie. Vabbè, poi ovviamente se vuoi bere ti devi pagare il drink, però sono dei ritrovi molto belli. Allora, quando sono arrivato a casa era tardi. E poi basta. Poi stranamente, cioè, ho incontrato due persone che avevano tutti dei legami strani con la malavita locale. No, conoscevano, praticamente conoscevano altre persone che conoscevano me. È stato come andare in un posto che già ti conoscono tutti, anche se non ti conosce nessuno. Infatti ho trovato due persone che avevano delle vicissitudini molto interessanti. Erano una setta massonica che mi ero iscritto anch'io. Però tutto ciao!
Bye!